Nel 2006 incontrammo la figura di Graziella Vistré, incontrammo nel senso abbiamo sentito parlare di lei perché era morta da anni, sindacalista bagarese trasferita a Lentini e ci siamo innamorati subito di questa figura, una delle prime donne in Sicilia a entrare in consiglio comunale, una delle fondatrici dell'UDI, una donna forte, tenace e decidemmo di raccontare la sua storia. Però alla fine, quando ci siamo messi sulle sue tracce, non abbiamo incontrato la sua storia. Abbiamo incontrato le decine e decine di donne che insieme a lei avevano portato avanti la lotta politica. Prima di tutto, Graziella Vistré entra a piedi uniti nel lavoro delle agrumai interne e scopre un mondo di sfruttamento in cui le donne erano considerate carne da macello. Lei riuscì ad organizzare tutte queste donne e nel 1966 le donne guidarono e vinsero un grosso sciopero qui a Lentini. Senza questi fatti del 66 di Lentini, 2 anni dopo non ci sarebbe stato il grande sciopero dei braccianti, in cui ci furono anche 2 morti, conosciuti come i fatti di Avola.